Il decimo successo consecutivo consentirebbe al Casoli di portare a termine la lunga rincorsa alla Battistrada Chieti, fermata sul risultato di parità nell'anticipo di sabato con la Virtus Cupello. Ma proprio per il fatto di conoscere in anticipo il risultato dei rivali, l'aspetto psicologico va tenuto in seria considerazione, visto il rischio concreto di sottovalutare l'avversario, dando per scontata la vittoria odierna con la Flacco Pescara. E in effetti i primissimi minuti di gara mettono in mostra una squadra poco reattiva e a tratti svagata, ma è solo un'impressione visto che la truppa di Carpineta viene fuori soprattutto nella ripresa quando annichilisce i pur bravi avversari con una serie impressionante di nitide palle gol. Si parte con il Casoli subito pungente e il terzo quando Campli gira a rete ma piuttosto debolmente con D'Incecco che fa buona guardia. Lo stesso Campli disorienta poco dopo gli avversari con un bel gioco di gambe non finalizzato al meglio al momento della battuta a rete. Tre minuti dopo stop di petto di Mainella e tiro in porta con il pallone che colpisce la parte esterna della rete avversaria. Al primo affondo giallo-blu il pallone finisce in rete ma sul lancio di Marino appare evidente la posizione irregolare di Eleuterio e inevitabile l'interruzione del gioco da parte della terna arbitrale. Dopo la timida sfuriata a Pescarese, il Casoli si riappropria del pallino del gioco e prova ad infierire sugli avversari mancando il bersaglio in un paio di occasioni, dapprima con Sesai che alla mezz'ora irrompe in aria sul prezioso traversone di Tonti, ma D'Incecco salva distinto la propria porta. Due minuti dopo è Mainella che dal limite tira centralmente sul portiere avversario. Al 39esimo gli sforzi casolani vengono premiati grazie a Sesai che porta in vantaggio i suoi sradicando il pallone dai piedi di Costantini e fulminando D'Incecco con un preciso tiro dal limite. Gli ospiti non demordono e riescono ad agguantare il pari dopo appena 4 minuti. In questa occasione la difesa del Casoli non sembra impeccabile visto che lascia inspiegabilmente libero Pierfelice che davanti alla porta avversaria non ha alcuna difficoltà per ribadire in rete. Prima frazione che si chiude con il sorprendente risultato di parità che non può evidentemente soddisfare la compagine casolana decisa a riaprire le danze con ben altro piglio e in effetti passano soltanto due minuti dal fischio d'avvio della seconda frazione e Tonti regala ai suoi il raddoppio grazie alla sua improvvisa accelerazione e al sinistro a seguire che fulmina D'Incecco sul primo palo. A questo punto il Casoli non vuole più correre rischi ed inizia ad intensificare i bombardamenti da parte dei suoi panzer d'attacco rivolti alla porta pescarese. Al settimo Mainella centra il palo alla sinistra di D'Incecco dopo uno scambio con Rotunno e un batti a ribatti in area ospite. Poco dopo gioco di gambe di Sesai e battuta a rete con il pallone che si perde di poco al lato. L'assedio casolano prosegue all'11esimo con un nuovo legno centrato ancora una volta dallo sfortunato Mainella. Un minuto dopo, con Nicodemo rimasto a terra, Vitone prosegue nell'azione arrivando a tu per tu con Del Peschio che riesce a neutralizzare la pericolosa iniziativa del numero 10 pescarese. Gli ospiti provano ad osare di più con gli inserimenti in avanti di Cipollone e del mister Nardone, ma sono ancora i casolani che insidiano con insistenza la porta di D'Incecco. Alla mezz'ora Campli recupera un buon pallone a centrocampo e in contropiede prova a beffare con un pallonetto senza riuscirvi il portiere ospite. Al 33esimo il debole tiro ravvicinato del neoentrato con Demi è piuttosto centrale per poter impensierire D'Incecco. Poco dopo la gara va definitivamente in archivio. Campli, di gran lunga l'uomo più in forma della squadra casolana, si incunea in area avversaria lasciando sul posto l'esperto Gabriele. Il suo traversone al centro viene intercettato da Primomo che prova a liberarsi del pallone ma lo fa in maniera piuttosto maldestra visto che la sfera si infila alle spalle del proprio portiere. E il colpo del KO, visto che la gara volge ormai alle battute conclusive, c'è tempo comunque per altre annotazioni sul nostro taccuino. Al 37esimo D'Incecco deve distendersi per salvare la propria porta dalla gran fiondata di Campli dal limite. Sul capovolgimento di fronte, Eleuterio si produce in una buona conclusione fuori area che spedisce il pallone sul fondo. Nel finale registriamo le due occasioni da rete per Sesai, che sfiora dapprima il palo e si vede fermare da D'Incecco nella seconda circostanza. Dopo 4 minuti di recupero il signor Tiberio manda le due squadre sotto la doccia. Vittoria ineccepibile per il Casoli che festeggia il decimo successo di fila e conquista soprattutto il gradino più alto della classifica, sia pure in coabitazione con il Chieti. Franco Capuzzico, presidente del Casoli, oggi è arrivata la vittoria che vi permette di agganciare in testa il Chieti. C'era il pericolo però soprattutto a livello psicologico di rilassarsi conoscendo già il risultato dei vostri avversari che hanno disputato la gara a San Salvo ieri. E hai centrato proprio in pieno, il pericolo poteva essere proprio quello perché giocando sapendo già il risultato del Chieti di ieri e io penso che all'inizio ha influito un po' perché vedevo un po' troppa tensione, troppo nervosismo, però poi la squadra diciamo da diverse partite a sta parte c'è una condizione fisica straordinaria e siamo riusciti a farla nostra la partita. A
Adesso vi aspettano altri impegni già a breve scadenza, mercoledì il turno infrasettimanale. Mercoledì abbiamo il derby, diciamo, a Castelfrentano, una partita difficile, come io lo ripeto, come dicevo all'inizio, continuo a ripetere, come lo sono tutte le partite di questo campionato, e l'avevo detto, lo ripeto, è un campionato bellissimo. Mercoledì andiamo a Castelfrentano, poi abbiamo la sosta e poi continuiamo pensando domenica per domenica, anche se adesso è il caso di dire oltre a domenica dobbiamo pensare anche a mercoledì. A questo punto la sfida diretta con il Chieti potrebbe essere determinante? Noi, io ripeto, la corsa la facciamo su di noi, nel senso che pensiamo alla nostra squadra tutte le domeniche a cercare di fare il risultato. Poi il Chieti ha una partita domenica, noi usufruiamo del turno di riposo e loro hanno la possibilità di fare questa partita in più. Poi lo scontro decisivo, vediamo un po', penso che il 25 aprile sarà decisiva se le cose rimangono così. Mister Nardone, oggi con il Casoli la sconfitta era preventivabile, ma nonostante tutto la vostra prestazione è stata comunque da elogiare. Da elogiare, 3-1, il risultato parla chiaro, loro sono davvero una buona, secondo me la migliore, anche meglio del Chieti. E noi da parte nostra abbiamo fatto secondo me una buona partita, abbiamo fatto il massimo. E contro, ripeto, secondo me la vera capolista di questo campionato. Si è speso come il Chieti, 10 volte più degli altri, è anche giusto che vinca, che lottino loro due per vincere questo campionato. Voi ci credete onestamente ancora ai playoff? Ma noi, a differenza di chi dice, parla di salvezza e pensa ai playoff, noi veramente pensiamo alla salvezza. L'abbiamo raggiunta, credo, con i nostri 39 punti, qualche altro punticino forse basta. A 10 giornate dalla fine credo che sia un ottimo risultato per un grande gruppo, una buona squadra che ha il difetto di avere soltanto pochi giocatori. Numericamente siamo pochi, solo questo difetto.